Alla maturità è ora consentito l'utilizzo di calcolatrici grafiche, purché non siano dotate di calcolo simbolico. Vediamo quindi come uno strumento di questo tipo può tornarci utile durante l'esame. Una delle richieste ricorrenti nella seconda prova dello scientifico è quella di rappresentare i grafici di derivate e di funzioni integrali. Ad esempio, nel primo punto del secondo problema assegnato nella maturità dello scorso anno, veniva considerata una funzione f di x di cui veniva fornito il grafico nell'intervallo 0,4. Come precisato dal testo, OB, BD e DE sono tre segmenti, e questi tre segmenti appartengono rispettivamente alle rette di equazione y uguale ad x, y uguale 2 meno x e y uguale x meno 4. Un modo semplice per definire la funzione f nell'intervallo 0,4 è quindi quello che vedete qui sulla destra. Ora, nel problema veniva chiesto di rappresentare il grafico della funzione g, derivata prima di f, e quello della funzione integrale h. Vediamo quindi come, con la calcolatrice grafica TI Inspire CX, sia possibile rispondere facilmente alla domanda. Una volta accesa, dal menu apriamo una nuova schermata calcolatrice e definiamo la funzione f come abbiamo visto precedentemente. A questo punto definiamo la funzione g come derivata della funzione f e la funzione h come integrale tra 0 ed x della funzione f. Una volta definite le funzioni, tramite il tasto DOC inseriamo una nuova finestra per grafici e chiediamo alla calcolatrice di rappresentare prima il grafico di f, poi il grafico di g e infine il grafico di h. Infine, per visualizzare meglio la situazione, possiamo utilizzare il comando zoom riquadro per zoomare sulla parte di piano che ci interessa. Come avete visto, grazie alla calcolatrice grafica siamo riusciti a rispondere correttamente in pochissimo tempo. Naturalmente, anche per gli esercizi risolti con la calcolatrice, è comunque opportuno motivare i passaggi.